Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Formula 1 2022, pronti per il Gran Premio d'Australia. Abbiamo fatto le nostre prove libere, le qualifiche, c'è però un'incognita. Come potete vedere, la gara sarà parzialmente sotto la pioggia, nel senso che partiremo con un cielo leggermente nuvoloso, poi arriveranno i nuvoloni e poi arriverà un po' di pioggerellina. In realtà dovrebbe essere parzialmente soleggiato, poi nuvoloso, poi leggera pioggia e poi pioggia un po' più pesante. Dobbiamo però capire lungo l'arco della gara quando arriverà la pioggia, se effettivamente arriverà. Sta di fatto che noi abbiamo un assetto da asciutto, per quanto comunque su questa pista non sia un assetto particolarmente carico, anche se qui manca il signor Ricciardo. Comunque anche se all'atto pratico la nostra auto con un carico maggiore, perdiamo un pochino sul dritto, che è una cosa un po' strana perché abbiamo il miglior motopropulsore. Però calcolando che l'assetto consigliato è anche abbastanza bilanciato qui, perché altrimenti su alcune curve me ne andavo dritto, per il semplice fatto che a livello aerodinamico, ma soprattutto di telaio, non siamo messi bene. Quindi dobbiamo un po' rallentare, diciamo, la nostra prepotenza in velocità e puntare un pochino ad avere un'auto più incollata all'asfalto, cosa che al momento ci riesce difficile, appunto perché abbiamo problematiche al telaio. Ma stavamo ricercando un po' di cose e problemi ne abbiamo avuti. Adesso infatti stiamo aspettando un paio di componenti che dovrebbero arrivare appena dopo la gara, quindi alla prossima avremo componentistica nuova. Per il momento dobbiamo accontentarci di quello che abbiamo, quindi anche a livello aerodinamico dovrebbero arrivare le pance laterali. In linea teorica non ci dovrebbero essere problemi, perché già avevano fallito precedentemente, quindi in linea teorica adesso dovrebbero arrivare. In tutto ciò, alla fine non abbiamo fatto delle brutte qualifiche, è uscito un giro molto molto buono senza errori, e cosa che vedremo se riusciremo a fare in gara. Adesso andiamo a vedere quella che è la classifica, appunto la qualifica, come è andata. Però per come sta l'auto, visto che al momento un pochino ci stanno recuperando anche gli altri, visto che abbiamo perso un po' di sviluppi, va bene, diciamo, per come sta l'auto. Va molto bene. La qualifica di ieri di Pierre Gasly gli ha fatto conquistare la pole position e appena dietro prende posto Max Verstappen. Per quanto riguarda il resto della griglia, Hamilton, Sainz, Lando Norris e Russell, Ricciardo, Perez, lo scienziato eccoci lì, Yuki Tsunoda, Leclerc, Fernando Alonso, Guan Yu Zhou e Ocon, Stroll, Albon, Mick Schumacher e Daniel Tiktum, Latifi, Drugovic, Magnussen e Oscar Piastri. Purtroppo Piastri è un po' lentino, dobbiamo vedere se migliorare anche la struttura del secondo pilota. Converrebbe, però allo stesso tempo la moneta io la sto utilizzando per sviluppare altre cose, nel senso la sto utilizzando per sviluppare quello che è il nostro reparto di ricerca e sviluppo per quanto riguarda poi il telaio, maggiormente aerodinamica, insomma quei reparti lì, quindi poi vediamo come gestire il tutto. Siamo quindi pronti alla partenza. Tra l'altro questo fine settimana sarà anche Gran Premio di Zandvoort in real life, e io come sempre ragazzi vi ricordo che anche per oggi ringrazio NordVPN per aver sponsorizzato questo video, perché a noi sportiveggianti permette di seguire la Formula 1, perché con NordVPN ragazzi sappiate che grazie alle loro migliaia di server in più di 50 paesi possiamo non solo andare a proteggere quella che è la nostra connessione, ma appunto sfruttare questi server per usufruire di contenuti che non sono presenti qui da noi. E tra i contenuti c'è appunto la Formula 1, perché in Svizzera, come ben sapete, la Formula 1 è sulle reti pubbliche, quindi noi basta che utilizziamo NordVPN collegandoci ad un server svizzero, quindi basterà poi collegarsi al sito della rete pubblica svizzera per seguire in diretta la gara di Formula 1 con commento in italiano. Naturalmente, come ben sapete, NordVPN va anche a proteggere quella che è la nostra connessione, sia quando siamo in casa che quando siamo fuori, quindi è un servizio ad oggi piuttosto indispensabile per non lasciare dati in giro che poi potrebbero essere usati in modo indesiderato. E come sempre vi ricordo che in descrizione, qui in sovraimpressione e nel primo commento trovate il link con uno sconto esclusivo per chi segue il canale. Quest'oggi sconto ancora più sportiveggiante, e in più ragazzi offerta
che c'è per chi sottoscrive un piano biennale con 4 mesi di abbonamento gratuito. Quindi non fatevi sfuggire questa offerta, anche perché vi ricordo che c'è comunque il soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. Quindi potete seguire con sportiveggianza la Formula 1, così come possiamo seguire con sportiveggianza quello che è il Gran Premio di Australia con la nostra sportiveggianza. Mi raccomando, voi date un'occhiata anche al canale per seguire anche le altre serie e anche Lato Racing, come stiamo facendo anche Formula 1 Manager. Stiamo sfiziando tantissimo con l'Alfa Romeo qui sul canale, in live stiamo facendo con la Aston Martin, che prova a scalare la classifica in modo discutibile, ma ci proviamo, un po' come la scala qui nel gioco, in modo discretamente discutibile, se vogliamo. Attenzione, pronti? Io lo so che non partiamo mai decentemente, ma io veramente non ho... Attenzione! Non ho assolutamente capito e non riesco a partire in questo gioco. Non lo so, proprio in ogni modo. Combinazioni diverse, attenzione all'interno! È arrivato a cannone anche Sergio Perez. Noi siamo partiti benissimo. Cioè, partiti benissimo, come detto. A parte... effettivamente lato partenza nello specifico, però... sul dritto Red Bull va pure a cannone, però ruota. Qua abbiamo perso un pochino tutti e due, ma non ci siamo toccati, quindi miracolo anche qui. Attenzione, perché in queste ultime curve è dove perdo un pochino di più. È arrivato a cannone Daniel Ricciardo, noi in sesta posizione. Per come siamo partiti adesso, signori, sarà un po' di difesa, perché naturalmente quelli lì davanti vanno nettamente più forte di noi. Noi anzi stiamo... Oppela, in realtà si sono forse toccati, non lo so. Che Rastella ha perso tanto lì. Io... vedete com'è. In alcuni frangenti, come le curve, recuperiamo un po' di più rispetto agli altri. Poi sul dritto adesso sfruttiamo la scia di George Russell. Sono un po' accorti. Madonna, come spinge però sta sportiveggiante, eh? Oh. No! Abbiamo perso il posteriore lì in ripartenza, troppo aggressivi e troppa... RS sarà consentito da questo giro, usalo nelle zone di RS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Troppa sterzata ci abbiamo messo lì. Un po' di short shift e via. La batteria è carica, usa il suo passo. Lo sto usando a cannone in realtà. Occhio. Allora, siamo sotto il secondo da George Russell, quindi bene così. Ricciardo ci insegue. Prendiamocela il più possibile la corda.
Purtroppo in quest'ultima parte di giro perdo sempre tanto, troppo lontani da George Russell, quindi non possiamo usare il DRS. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme medie. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 10,0 secondi. Ci riavviciniamo quando non ormai... Oh, rischio... Ormai è un po' troppo tardi per il DRS, ma abbiamo rischiato tanto. Qua davanti non stanno dando il meglio di loro, signori, quindi dobbiamo approfittare. Si stanno un po' imbottigliando davanti Sainz. Non mi ricordo chi c'era, però sta rallentando gli altri piloti. Strano che non l'abbiano attaccato un po'. Suggerisce che le condizioni meteorologiche ci saranno sfavorevoli tra circa 5 minuti. 5 minuti. Forse. Dai, che ci siamo avvicinati. Dobbiamo sfruttare questo momento, perché poi se arriva la pioggia, signori, siamo messi un po' malino, eh. Attenzione, Carlos ci prova. Ben fatto, hai conquistato una posizione. Madonna, che rischio. Vai. Madonna, come sta andando sta sportiveggiante oggi? Calcolate, signori, che è sempre questione di piste, eh? Ricordatevi. Vediamo tanto il fatto di difficoltà, eccetera. È il fatto che alcune piste andiamo molto bene, altre faremo cagare. Quindi aspettatevi un attimino anche di saliscendi. Qua ho notato in frenata che andiamo molto bene, me ne sono accorto anche con il fantasma durante il giro di qualifica, che signori, le gomme. Per carità, mo disintegrato tutto, ma sono le gomme che... Dobbiamo riparare l'ala. L'abbiamo distrutta. Beh, appena ho detto... Non ci fate troppo la bocca. Un attimo è stato. Quella curva, signori, è veramente maledetta, perché è facile perdere il controllo. Lo fa con calma, perché con l'ala rotta, ma stavamo andando a cannone. Però le gomme le abbiamo distrutte. Vai, vai, cioè, non va bene, va bene. Non arrendiamo, siamo in nona posizione. Per carità, mo perdiamo tempo con il cambio dell'ala, ma dai. Vai, vai. Diciannovesimi. Bene così, va bene così. Alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Ci sono alcune piste dove ti lancia veramente a cannone. Signori, va bene. Va bene.
Scaldiamo le gomme. Remontata. Anche se qua forse potevamo partire con le medie per fare uno stint più lungo e poi regolarci con... per capire se era la pioggia o meno. Vai, vai. Dietro abbiamo Max Verstappen che forse pure lui ha avuto qualche problema. Non lo so, ma noi dobbiamo assolutamente andare a recuperare Ocon che ha 2 secondi. Vai. Adesso a testa bassa, signori. Oscar sta rientrando per la sosta. Che sta curva che è veramente pericolosa. Attenzione a Max. Inizia a vedersi un po' di pioggerellina. 4,9 secondi. Dai che ci prendiamo la posizione. Scioltezza. Vettura dietro di te è rientrata per montare gomme medie. Gomme medie nella vettura dietro. Signore, qua dobbiamo vedere che riusciamo a combinare con il meteo. Previsioni del tempo. Nei prossimi 15 minuti la pioggia non farà altro che peggiorare. A posto. Le gomme da asciutto sembrano le più veloci per ora. Dobbiamo spingere a bestia. Vai. Oh. Bella mossa, ben fatto. Oddio, i rischi. Vai, vai. Oh. Aia. Sarà più forte nei prossimi 15 minuti. Aia. Attenzione perché ma come ci regoliamo qua? I commissari hanno vietato il DRS a causa del maltempo. Il DRS non è più disponibile. Non può che peggiorare, ma box in questo giro. Confermo la sosta al termine di questo giro sul DMF. Stai zitto e metti le intermedie. Ce le ha? Bravissimi. Ottima entrata. Sembra una sosta ok. Siamo felici con questo risultato. Sta succedendo un macello, signori, comunque. La linea bianca all'uscita dai box. Se la traversi ci becchiamo una penalità per guida pericolosa. Sì, però non mi potete rilassare. Io là esco con l'auto frenata, perché ovviamente non è fattibile. Allora, adesso vediamo, signori. Se anticipando la sosta guadagniamo qualcosina. Vai, vai. Dove rispuntiamo avanti a giù. Abbiamo carburante sufficiente per altri 5 giri. Dai che là davanti c'è un gruppone. Dai che c'è un gruppone. Ci voleva bandiera gialla più prepotente, ma vedo il cordolo.
Mamma che rischi. Attenzione safety car. Okay, dai. Ci informano che la safety car uscirà a breve. Sembra che ci sia un problema con alcune vetture ferme in pista. Tanto attenzione che andiamo a superare Tsunoda e box. Allora, teniamo d'occhio le temperature degli pneumatici. Ok, seguiamo Ricciardo. Vabbè, signori, siamo in decima posizione, ma adesso si andrà a compattare il gruppo e vediamo dopo la safety che succede. Oggi un gran premio delirante. Attenzione, Norris si ritira. Quindi un'altra posizione guadagnata lì davanti in linea teorica, no? Infatti eccolo qua Norris. Dai. Sì, ma noi ancora non siamo riusciti ad accodare. Mo ci stavamo a accodare. È rientrato un po' troppo presto. Forse ce la facciamo pelo pelo a riaccodarci se questi si muovono. Dai che il gruppetto è lì davanti. Ok. Che cos'è? Non è facile perché comunque distacco dall'auto dietro. 1,6 secondi. Lo strato si controlla e non si controlla. È un attimino problematico. Attenzione, dietro abbiamo Max Verstappen, che era rimasto probabilmente un po' imbottigliato. Se no, pensi di poterci riuscire, attiva la modalità sorpasso. Mostra di che pasta sei fatta. Fatta, insomma. La macchina sportiveggiante forse ce l'hai con lei. Abbiamo carburante a sufficienza per altri due giri. Ma tanto uno ce n'è rimasto, quindi. Ma stiamo veramente sulle uova, signori. Stiamo veramente sulle uova. Sei all'ultimo giro. Sarebbe un Ricciardo che prova ad azzardare su Fernando. Errorino e via. Perché noi effettivamente bagnato abbiamo molte difficoltà. Abbiamo l'auto che ha un buon motore, ma il resto fa caghicchiare, quindi. Altrimenti neanche sul dritto riusciamo però a stargli dietro, perché l'assetto è molto carico, ma l'assetto carico che comunque non ci permette di tenere l'auto in tranquillità sulla pioggia. Attenzione a Max, e anche a lui oggi è buttata male. Sgomma un pochino lì Max. Allora, peccato, tanti errori, tante problematiche, quel cambio di alettone che ci ha fregato un pochino. Però signori, per come è andata abbiamo anticipato un po' la sosta, quindi forse siamo riusciti comunque ad ottenere un buon risultato. Tutto sommato, tutto sommato è un buon risultato. Siamo andati a punti. È andato a vincere Lewis Hamilton, attenzione. Il podio è sempre una grande emozione. Oggi forse qualche taglietto quella anche per anticipare un pochino i tempi, che sono un po' in ritardo. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla del video piloti. Quindi abbiate pazienza, facciamo un po' di sperava in qualcosa di Gasly secondo, poi Perez, Russell e Sainz. Scelgo Lance Stroll. Al momento Gasly è in testa alla classifica con Hamilton secondo. Noi comunque zitti, quatti, un punticino piano piano, cioè punticini piano piano li facciamo, Aston Martin scala la classifica. Brava Aston Martin. Dov'è Aston Martin? Bravissima, ha scalato tantissimo. Estremato insieme. Posto. A risentirci.
Siamo almeno sono soddisfatto, dai, del risultato. Un po' di errori sia nello scorso Gran Premio. Sono due Gran Premi che sfondiamo l'alettone. Una volta, vabbè, è stata l'intelligenza artificiale che ci ha buttato al muretto, e stavolta sono stato io che lì. Allora, per carità, poteva Grazie, andare ma se peggio ti in quella sono curva, eh. positivo, penso che abbiamo spazio per reinvestire un po' di denaro. Possiamo dire che siamo stati anche fortunati perché in quella curva, se poi ci ripartiva la macchina in modo un po' più aggressivo, avremmo disintegrato la ruota e qualunque altra cosa. Quindi, insomma, possiamo forse anche non lamentarci in quel caso per come è andata. Dovrebbero essere arrivate le componentistiche: una, lato aerodinamica. 2, lato telaio, lato motore ancora niente, resistenza per il momento stiamo gigioneggiando, poi se dobbiamo cambiare componenti ci sta un Gran Premio che partiamo dietro, don't worry, quello l'ho messo in conto. Allora, come detto, al momento è il telaio che siamo messi male male male, qui c'è in lato aerodinamico ce n'è una in sconto, io magari poi vado comunque a vedere se c'è qualcosa molto in sconto che cerchiamo comunque di fare. Beh, ci sarebbe questa, è sconto del 23%, la copertura del motore, almeno il telaio lo andiamo a spingere un pochino. Ci vuole un po' di tempo, arriverà, se azzardiamo così, fallita miseramente, senza ombra di dubbio. Guarda là il telaio, come facciamo schifo. Vabbè. Facciamo sì, con calma, 20% di guasto, no, non ci voglio spendere altri. Per il momento va bene così. Per il resto, niente, signori, dobbiamo temporeggiare un pochino. Lato soldi non stiamo al massimo, quindi aspettiamo ancora un po' se dobbiamo eventualmente andare a migliorare qualche Nuovi struttura. pezzi sono arrivati dalla Vediamo. fabbrica senza problemi. Verranno montati sulla Punti macchina in tempo risorsa. per C'è la una proposta prossima interessante da sessione. prendere in Il considerazione. Si reparto tratta di organizzare delle personale sessioni richiede la tua faccia a faccia con i assistenza. membri del nostro staff con l'obiettivo di migliorare il livello di salute mentale generale. A sua volta, questo dovrebbe incrementare la produttività. Vogliamo implementare queste sessioni? Se rivi... No, approva, approva. Punti risorsa Grazie. 900, va Apprezziamo bene. il Ci tempo che costano ci un hai pochino, ma ne dedicato. vale la pena. Almeno possiamo sviluppare altre cose. Anzi, immediatamente lo possiamo fare. Come detto, telaio è quello che siamo messi peggio. Si potrebbe fare quello, così come si potrebbe. Eh no, quello. Certo, non c'è lo sconto, però ci può stare. Ci può stare. Anche questo arriva dopo Monza, sì. Standard. Va bene, va bene. Oh, due migliorie lato telaio ci porterebbe a livello dell'Aston Martin, che comunque scala la classifica. Calcolando che poi, vabbè, abbiamo comunque altre cose che stiamo migliorando, quindi in linea teorica, pian pianino proviamo a fare del nostro. Signori, mi raccomando, voi come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale. Date un'occhiata anche appunto all'altro sito per le live, secondo canale per altre Ok, abbiamo serie. E ricevuto i come nuovi detto, pezzi dalla un'occhiatina anche fabbrica. al link in Sarà descrizione per sulla la macchina mega prima offertona del di prossimo Gran NordVPN, Premio. come detto anche con i 4 mesi gratuiti, soddisfatti o rimborsati, eccetera, eccetera. Insomma, buttate un occhio, signori. Ci vediamo alla prossima. Saluto a tutti da quel tale Ale.